Te la posso tenere, sì. Ok. Ciao Massimo. Ciao Cristian. Ah, benvenuto, ti ringrazio per aver accettato la videointervista per diciamo gli utenti di ragazzograzziamare.com. Adesso ti farò un po' qualche domanda per vedere un po' come ti sei trovato l'estate scorsa, diciamo, in vacanza. Allora, quando sei partito per le vacanze, diciamo, in maniera, diciamo, il periodo giusto, quando sei partito? Guarda, io ero agosto e niente, insomma, con un po' d'amici. Quanti eravamo? Siamo stati benissimo. Noi eravamo 5, eravamo 2 ragazzi e 3 ragazze, tutti amici. Una bella vacanzetta, sì. No, ci siamo divertiti, insomma, ecco. In che località siete andati? Noi siamo stati a Rovigno. Rovigno d'Istria? Sì. Sì, è stato, sì, abbiamo preso un appartamentino e niente, insomma, abbiamo diviso un pochino le spese e alla fine abbiamo pagato pochissimo, siamo stati benissimo, perché poi tutti hanno un po' dei problemi economici, insomma, come sai, e quindi niente, abbiamo trovato una cosa abbastanza economica, sì. Siamo stati benissimo perché l'appartamento era grandino, insomma. Quindi diciamo l'alloggio diciamo, rifletteva un po' le aspettative che erano state descritte più o meno. Sì, no, quello sì. Anche le foto che ci avevano mandato, insomma, di solito mi mandavano foto degli appartamenti che poi andavi a vedere, ma alla fine non erano. Facevano le foto da appena costruiti e praticamente quando andavi poi erano invece decrepiti. No, invece qui sì, tutto rispecchiava praticamente le foto e quello che mi avevano detto. Perfetto Massimo. Perché hai scelto un alloggio privato invece che l'albergo? Per una questione di prezzo, per una questione di comodità, di orari? Entrambe le cose, sia per una questione di comodità, perché poi alla fine gestisci la vacanza a modo tuo, certo. Non sei vincolato da orari di colazione, orari di pranzo, orari che non puoi far rumore, cose varie. E anche per una questione economica, sinceramente. Quindi il tuo alloggio ti è sembrato anche ben arredato, comodo, cioè hai trovato tutte le comodità che c'erano, microonde, perché agli utenti interessa anche sapere molto questo aspetto, no? Vedere un po' se trovano, hanno sempre paura magari, dice ma la cucina è arredata, ci sono stoviglie. No, il nostro appartamento era completamente arredato, c'erano tutti gli elettrodomestici, insomma. Quindi completo, ecco, dai. Completo, sì, completo. Sì. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo. Dove l'hai trovata questa vacanza? Questa vacanza me l'ha consigliato un amico mi ha consigliato, insomma, dice guarda così se vuoi. Quindi il sito comunque che ti è stato consigliato era vacanzacorazziamare.com e l'hai visto, sì. Cioè, visualizzato lì, sì. Comunque sì. L'ho preso da lì, sì. Come ti è sembrata la Croazia, Massimo? La Croazia è bellissima, bel posto e vorrei sinceramente tornarci. Ecco. Vorrei tornarci, cioè, ci sono divertimenti, mare splendido, no, sono stato benissimo, prezzi abbordabilissimi. A livello di mare e natura come hai trovato? No, natura, noi vabbè, lì a Rovigno c'era il parco, c'era una zona che era un parco dove poi tu potevi comunque fare il bagno, insomma. Non era Ostia, voglio dire, però certo. Alla fine comunque porti un asciugamano, te stendi dove vuoi, cioè, l'acqua era splendida. Diciamo, la pineta, il prato, faceva da spiaggia e poi c'erano esattamente. Ho capito. Sì, e c'erano un po' di scogli. Sì, non era sabbia, quello sì, però comunque non è... Una cosa diversa. E poi piace molto andare sott'acqua con la maschera, quindi l'acqua era splendida. Cioè, io l'ho trovato benissimo, insomma. Troppo è piaciuto. La paragonerei quasi alla Sardegna, voglio dire, come acqua. È un tipo di fondale diverso, però molto bello, ma dai, anche gli altri ragazzi comunque sono stati benissimo, li ho trovati alla grande, sì, mi fa piacere. Allora, quali difficoltà hai incontrato invece durante il viaggio? Cioè il viaggio che avete fatto partendo da Roma con la macchina, mi sembra, no? Sì, noi con la macchina, sì, siamo partiti con la macchina, niente, vabbè, l'unico problema era un po' di stanchezza, diciamo, perché noi comunque siamo partiti, sì.
siamo partiti comunque dopo lavoro, quindi c'è un po' di stanchezza sulle spalle, però alla fine ci siamo divisi i compiti, diciamo, guida un po' tu, un po' io. Turno la guida e via. E quindi siamo arrivati giù tranquillamente, sì. Perfetto, quanti chilometri saranno stati più o meno? Un 700? 700-750 circa, mo, di preciso sinceramente non ricordo. Avete trovato molta fila al confine, perché immagino agosto, cioè periodo di cult della vacanza, insomma. Cioè, non era eccessiva comunque, c'era un po' di fila, ma non era. Non particolarmente. No, non particolarmente gravosa, insomma. Va bene. Ascolta Massimo, hai visionato qualche ristorante poi che ti senti anche di consigliare? Quale ristorante hai visionato? Se ti ricordi il nome di un ristorante? Sinceramente i nomi non li ricordo, però niente, i ristoranti abbiamo mangiato bene dappertutto, insomma. Economicamente c'è qualcuno che sì, effettivamente se vai a qualche ristorante un po' particolare, certo. Vabbè, lo paghi, come in Italia, voglio dire, è normale. Quello è normale. Ci mancherebbe altro. La ristorazione. Sei stato in visita in qualche isola? Hai visionato qualche isola? Perché in genere si fanno delle, anche non solo a Rovigno, Punta Rossa, Testa Rossa, una cosa del genere. Isola Rossa? Isola Rossa. Isola Rossa, abbiamo fatto un'escursione lì, poi abbiamo fatto un'escursione nel fiordo che sinceramente non ricordo il nome. Il canale dell'Emma? Poteva essere il canale dell'Emma. Sì, che c'era la caverna dei pirati, insomma, abbiamo mangiato in barca, abbiamo fatto il bagno. Quindi c'è la possibilità di fare un tour con la barca e di visionare tutta la parte costiera. Ok. Esatto, sì. Ci servono comunque il pasto a bordo. È una bella esperienza, insomma, è stata una bella cosa. Bene, allora, non ti voglio chiedere quanto hai speso. Comunque ho capito che più o meno per una vacanza non hai speso molti soldi, quindi tra l'alloggio, tutto quello che serviva, il divertimento lì. La spesa è stata molto contenuta, guarda. Quindi abbastanza per tutte le tasche praticamente. Sì, è proprio alla portata di tutti. Quali consigli ti senti di dare a chi fa un viaggio per la prima volta in Croazia? Cioè la persona che non c'è mai stata, che ha dei dubbi, è un po', diciamo, restia, dice oddio, non ci sono mai stato, non c'è nessuno che me l'ha consigliata. Cosa ti sentiresti di dire a qualcuno che dice guarda, lì c'è una vacanza, c'ha questo e quest'altro? Guarda, io sinceramente problemi non ne ho trovati, perché lingua non c'è problema. Da mangiare, italiano, quindi, ecco. Parlano tutti italiano, quindi non c'è nessun problema di comunicazione. Consigli particolari no, perché ecco, come se andassi in vacanza, non so, in Sicilia, voglio dire, alla fine è come se stai in Italia. Sì, non hai gente molto socievole, abbordabile, quindi, sì. Consigli particolari. Ok, va bene Massimo, senti, io ti ringrazio da morire per la tua testimonianza. Spero di rivederti di nuovo in Croazia quando sarà possibile. Guarda, io vorrei tornarci quest'anno, perché adesso all'epoca ero single, adesso invece c'ho una compagna, insomma, e vorrei tornarci quest'anno anche con lei. Bene. Quindi probabilmente ci farò una capatina anche quest'anno. Forse ci farete sto pensierino. Sì. Va bene. Massimo, allora io ti ringrazio tantissimo di nuovo e quindi spero di rivederti presto. Ti saluto, va bene, d'accordo? Ok, Cristian, alla prossima. Ciao Cristian.